Ciao a tutti, buongiorno. Oggi facciamo una maschera per la pelle, sia esfoliante che idratante che elasticizzante. E la facciamo col kiwi. Perché il kiwi? Perché il kiwi contiene un sacco di vitamine e soprattutto contiene la vitamina C, che è un potente antiossidante, insomma fa bene alla pelle, si sa. Poi ci sono i semini. I semini svolgono sia un'azione esfoliante, leggera, per la pelle del viso, ma i semini contengono anche, stimolano anche la produzione di collagene insomma, per il tipo di sostanze che contengono. Infatti io ho schiacciato 3 kiwi molto piccoli, quindi ne bastano anche 2 grandi, secondo me. Li ho schiacciati per bene per ridurli in poltiglia, ma ho anche schiacciato qualche semino con il cucchiaino, finché ho sentito proprio che si rompeva, perché appunto le sostanze contenute nei semini fanno molto bene alla pelle. Poi ci vado ad aggiungere un pochettino di olio d'oliva, poco, giusto per l'effetto, insomma, idratante e ammorbidente, insomma, dell'olio d'oliva. E poi ci metto un pochettino di farina, che non serve a niente in realtà, ma solamente per dargli un po' di consistenza e per non, diciamo, non far cadere la poltiglia dal viso quando ce l'andiamo a mettere sopra. Quindi questa serve giusto a dargli un po' di consistenza. Poi ovviamente ci si può aggiungere un pochettino di yogurt, ci si può aggiungere un pochettino di miele, però secondo me, insomma, per come la vedo io, anche già così può essere sufficiente. E niente, mescolo questa poltiglia. Se vedo che è ancora troppo liquida, ci aggiungo ancora un pizzichino di farina, la metto sul viso e la lascio in posa per 10-15 minuti e poi sciacquo con acqua tiepida. E ovviamente al momento, prima di sciacquare, faccio anche un massaggio così per avere l'azione esfoliante dei semini di kiwi. E questo è tutto, spero di esservi stata utile e grazie per aver guardato il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!